Pace e bene! Dico proprio a te. Proprio oggi, che sei costretto a stare chiuso in casa. Hai tempo per riflettere. Per stare insieme alle persone che ami. Ma potresti avere paura. E non solo, potresti perdere la gioia. Ma devi sapere che non è il dolore il nemico della gioia. I suoi nemici sono il malumore e la malinconia. Il malumore deriva dalle piccole seccature quotidiane. Da un cuore suscettibile, che se la prende sempre a male. Che non sa ridere, scusare, lascia correre. La malinconia è una forza oscura che disgrega l'anima, facendoci inseguire il passato. Perciò, coraggio, appena si presentano i nemici della gioia, mandali via. Non arrenderti, coraggio! Se pensi di essere solo in questa lotta, oggi vogliamo comunicarti un messaggio speciale. È Dio che ti parla e ti dice: tu sei preziosa ai miei occhi. Sei degno di stima, perciò ti amo. Sai cosa vuol dire questo? Che non sei solo. Non sei solo. Possono succederti tante cose nella vita e qualcuno potrà tradire la tua fiducia. E non sempre tutto andrà bene. Ci sono guerre nel mondo e anche l'ambiente soffre. Ma siamo capaci di fare anche cose molto belle. Come ricostruire? Amare di nuovo. Coltivare la speranza. Rispettare l'ambiente. Essere operatori di pace. A Dio interessa la tua vita. E nessuno è orfano in questo mondo. Sei chiamato a vivere, non semplicemente ad esistere. E se ti senti triste? Connettiti bene, Dio c'è ed è buono. Non avere paura. La solitudine che stai vivendo, che ti sembra una grande sconfitta, puoi nascondere una grande vittoria. E può essere una via per risorgere. Non farti portare via la speranza. Forse non andrà tutto bene. Ma se guardi con gli occhi della fede, occhi più profondi, vedrai che tutto concorrerà bene. Sì, caro fratello, cara sorella, come dice San Paolo, tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, perché sanno che la prova è una occasione per crescere. Sentono nella sofferenza la sua presenza. Attraversano il dolore, con fatica sì, ma con amore, certi che neanche la morte ha l'ultima parola. E hanno forza di sperare contro e oltre ogni speranza. Proprio come sta scritto in Isaia 40:31, quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, mettono ali come aquile, corrono senza stancarsi, camminano senza affaticarsi. Coraggio dunque, non aver paura di lasciare entrare Gesù nella tua vita. Certo che, anche se non tutto andrà bene, con Lui tutto concorre al bene. E per qualsiasi cosa, sappi che le porte del cuore e le braccia della nostra comunità sono aperte. Che il buon Dio ti benedica.